E come a coronare questa, diciamo, questo tripudio di sfighe? C'è una bella ribellione ad Actau. Buongiorno Cicciulanza, piccolo suggerimento e poi dopo torniamo a soffrire insieme. Eccoci di ritorno, mio signore, dobbiamo mandare la nostra IA a recuperare la dignità perduta. Intanto, lato positivo, abbiamo, come si dice, un sacco di skill per i nostri dignitari che stanno, diciamo, ottenendo delle ottime perk, e qua dobbiamo andare forzatamente su quello che è il Security Agent Action, su quella che è la Cultural Conversion, perché se no è un disastro. Allora, Upkeep Local Armies, questo potrebbe non essere male. Questo potrebbe non essere male. Tu puoi venire fino a qua. Ma io sai cosa ti dico? Che io vengo qua. E ti metti in risparmio energetico. Ci vogliono 3 turni. E l'unica è farli entrare nei nostri territori e cercare in qualche modo di prenderli in contropiede. È l'unica cosa che possiamo fare. Tiriamo su un altro cavallo e passiamo il nostro turno. Allora, qua ci sono i nostri agenti che continuano ad essere esposti tantissimo. Tanto Katta ha un bel meno 31, eh. Actau invece siamo pieni di provviste. Allora, vediamo questo fin dove può muovere. Questo in realtà non è che possa muovere chissà quanto, eh. Che cosa ha dentro? È un bel po' di roba. Oh, tu devi assolutamente andare a prendere questo. Sai che non ce la facciamo? Ma scusami, ma questa qua Kat non ce la fa ad entrare? Perché non entra l'armata di Kat? Questo è un problema, eh. Questo è un problema. Torna verso Actau. Qua ci vuole un turno. Dopodiché dobbiamo stare molto attenti a che cosa prendere. E dovremo fare il campo nomadi. Oppure il Goldsmith. Il Jewelsmith. Oddio. Forse il flagship, no, il flagship è meglio. Ci dà più 7 di supply per la fertilità della regione, ci aumenta 250 di income e ci dà 2 di cibo. Questo qui non dovrebbe essere male. Sì. Allora, noi qui dobbiamo reclutare. Noi dobbiamo reclutare.
7 di rateo. E questi fanno più danno, però... Che ha 2 di armatura, ragazzi, è imbarazzante, cioè. 2 di armatura è imbarazzante. Prendiamoci una cavalleria da carica che potrebbe farci comodo. E cercano pure... di sabotarci gli agenti. Sudici. Questi ora che moriranno di fame ci vuole una vita. Allora, qua ci chiama. Qua ci chiama al. Allo scontro, Niente, allora qui continuano a non. Entra in città. Niente. Non mi entra. Non mi entra. Ma chi cazzo è questo? Facciamoli fuori subito questi. E prendiamoci 1000. Ancora! Vabbè, non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Ready for battle. On the move, lads. Ok. Allora. Ok, allora che military tradition ha preso? Light cavalry master per forza, rampart takers e diamo il bonus anche al tiro. Adesso i nostri tiratori hanno raggiunto il 182 e il 171 questi. Noi potremmo provare... ad ingaggiarli? Allora, iniziamo a fare il flock. Iniziamo a fare il flock. Vediamo questo dove si può muovere. Questo in realtà è abbastanza castrato, Questo è abbastanza castrato. Ah, facciamo una roba del genere. Mettiti in risparmio energetico. Tu inizi a spostarti sotto. Te che cosa ti sei presa? Allora, ti prenditi il military logistician per lo sconto. Per forza. E poi direi inizi a prenderti il Ferocious Warrior. Più un Authority, più 2 Gravitas. Lui... ce l'ha già quello del Replenishment. Ce l'ha già quello del... E noi dobbiamo riuscire a beccare questi, Rampart Takers. E ti prendi questo. E ti vai a prendere questo qua del looting. Qua il bambiname come funziona? Ah, tu ti devi sposare però ancora, Passiamo il turno. Ricerca completata. La fertilizzazione. Ah, qua c'è uno che vuole infamia. Proviamo a screditarlo. No, noi dobbiamo provare a combatterlo assolutamente.
e ce la facciamo. Con quante perdite? Accettabili. 3.004 per noi, e tu adesso muori ancora. Perfetto. E tu schiatti. Oh, torna qui. Mettiti in risparmio energetico. Vediamo un po' che cosa ti puoi prendere. Allora, innanzitutto lo sconto, per forza. Poi opterei per... Allora, il Knight Commander ci farebbe comodo. Prendiamo il primo step del Knight Commander. Tu non hai preso skill, no. Ok. Mettiti in risparmio energetico. Questi 6.000 noi abbiamo la possibilità di investirli per migliorare la città. Non sarebbe male. E questi 2.100... Allora, fammi fare una roba. Vieni di qua. Pigliati uno di questi. Tu cosa mi puoi reclutare? Il caprone costa 2.004. Il caprone la differenza la fa, è il Saka Armored Noble. Mettiamoci in risparmio energetico. Sì, puoi finirlo il tuo vino, cicciola. O tirar fuori un altro generale. E già inizia a fare 23 di danno arma, Mi sa il damage 23 è tanto, molto. È molto, quelli fanno malissimo. Prossimo step assolutamente che dobbiamo prendere, ragazzi, è l'aumento delle faretre, perché... quello ci svolta, Ok. E passiamo il turno. No, dobbiamo ricercare delle tecnologie. Questo ci dà 3 di cibo e lo prendiamo. Dobbiamo esploitare al massimo il nostro villaggetto del Chula. Oh. Governatore ostile più 12 di influenza degli altri nobili. Vabbè che questi... onestamente... mi interessano poco. Allora... noi dobbiamo capire... questi stanno... andando giù pesantemente. Questi stanno scendendo velocemente. Allora, tu inizi a prenderti il cornuto. E tu inizi a prendere il baggage train. Ah,
Allora. Ready for battle. I am ready. Ready for orders. Questo è a posto. Il problema è che la faction storage... Bel problema. Tu tirami su un altro baggage train e tira su anche questo qua, così facciamo un replenishment e vediamo se riusciamo a organizzare un'offensiva. Il console romano, il greco arconte, Sempronio Sophus e Claudio Russus, e l'arconte e Diogeniton. Dai, allora, novità dal fronte. Questi sono avanzati. E questi ci arrivano, attenzione, non è un'armata chissà che. Questo dove può muovere? Allora, innanzitutto qua ci sono i corasmi. Io devo capire i corasmi in che rapporti sono con gli apasiacei. I give you greeting. Ti saggetti sono deviati, mio signore, cioè sono deviati. Noi potremmo ingaggiare. Noi dobbiamo ingaggiarlo. Dobbiamo ingaggiarlo. Noi riusciamo a prenderlo. Sì. On the move, lads. Ready for getting on our way. Noi riusciamo a prenderlo. Ok, proviamo a tornare indietro. Ready for battle. 4003. Teniamo i soldini. Vediamo se con questo riusciamo in qualche modo a prendergli, a sabotargli questa armata. Non ce l'abbiamo fatta, ma va bene lo stesso. Allora, Sociubazos è lui. Più due loyalty political party. E via.
Allora, ci siamo dovuti ritirare nel passaggio del turno perché sono avanzati i Corasmi. Corasmi che comunque hanno un sacco di punti movimento. Noi dobbiamo ripiegare assolutamente nelle nostre terre. E qui dobbiamo stare molto attenti, eh. Dobbiamo stare molto attenti, ragazzi, perché i corasmi fa male. I corasmi fa male. Ok. Qua ci dobbiamo spostare, dobbiamo scappare velocemente. Allora, qua come siamo messi? Un turno, direi molto bene. Non siamo riusciti a sabotarli. È che i Corasmi adesso stanno vomitando fuori un quantitativo di truppe che è fastidioso. Cioè qua la Bactria avrà anche rifatto fuori, avrà fatto anche replenishment, avrà rireclutato i suoi due eserciti. Noi se non riusciamo in tempi abbastanza brevi a prenderci Kat potrebbe essere un grosso problema. Sono avanzati e devo dire che hanno un quantitativo di Grivampar spaventoso. In campo aperto questi ci disintegrano. Allora, io onestamente ripiegherei ad Aktau. Ripiegherei ad Aktau. Questo non ci arriva. Noi dobbiamo cercare in qualche modo di sopperire a questo problema. Allora, dunque, io dovrei prendere un altro Spataura da bara. Questi la differenza la fanno. E come se la fanno? Quanto mi costa reclutato da lui? 2004 è da questo? 2008, minchia. Allora, facciamo una cosa. Ti do due di questi e io recluto due cornuti. Reclutiamo due cornuti e di qua dobbiamo tirar su per forza uno di questi. Quanto tiro abbiamo? 4, 5. Allora, craft specialization ricercata, quindi abbiamo sbloccato la tribal economy. Ok, vai con la lealtà, molto bene. Questo non ci arriva. No, sì che ci arriva. Allora, qua dobbiamo cercare di capire. Dunque, noi possiamo provare. Ecco, allora questa armata qua da attaccare è un disastro. Questa armata qua è un disastro da attaccare.
Allora, io direi, dagli il baggage train. Tu vai qua. Dagli il baggage train. Noi dobbiamo attaccare. Noi possiamo... Aspetta, quanto possono muovere questi? No, in realtà no. Possiamo non attaccare. In realtà possiamo non attaccare. Ecco, il problema è che questo ci potrebbe arrivare, eh. Allora, vediamo un po' a livello di tecnologia che cosa possiamo ricercare. Questo mi fa sbloccare il Large Herd. Il problema del Large Herd è che noi non possiamo finché non abbiamo l'oro. Allora, questo che cosa ci dà? Charge bonus, run speed for all land units e ci sblocca la taverna. Ricerchiamo il plain swordsmanship. Livestock agricultural region. E anche questo non sarebbe male. No, andiamo a farci questo. Andiamo a farci questo. Ok. Allora, la nostra spia dove cavolo sta? Ce la fai finalmente ad inderare questo tizio? Allora, l'assassino non ce la fa. Ma se riesce a sabotargli supply. Oddio. Ho paura. È cambiato poco. È cambiato poco nel senso che si è... Si è sistemato anche questo e a questo punto noi dovremmo provare ad attaccare. A questo punto noi abbiamo veramente poco tempo, soprattutto poco tempo. Più che altro perché ci bloccano il replenishment. Qua come siamo messi a cibo? Ah, in realtà cibo ne abbiamo, anche se lo perdiamo celermente. Dunque, io direi, ragazzi, per oggi ci fermiamo qua. Prossima puntata ci sarà lo scontro degli scontri, nel senso che dobbiamo fare una battaglia incredibile, perché inizia ad essere davvero, davvero pericolosa questa situazione per noi, eh? Molto pericolosa. Soprattutto perché i nostri lancieri... Se pigliano la carica dei Grivampar con 59 di bonus, volano, che è una meraviglia. Detto questo, io vi ringrazio, vi ricordo di lasciare un commento per farci sapere le vostre sensazioni su questa campagna, che fondamentalmente è giocata intorno ad Aktau. Siamo circondati da nemici. Like, come sempre, per sostenere il canale, e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Un saluto dal vostro Dictator. Noi ci vediamo nel prossimo episodio.